Siamo con Benedetta Signorini, avete conosciuta, ultimamente ci siamo sentiti più per telefono, ma oggi c'è qui al Museo di Genova un evento tratto in coincidenza di Genoa-Pisa, quindi non una partita banale. È stata presentata la figurina celebrativa di tuo papà Gianluca. Che momento è stato? Guarda, nulla accade per caso, quindi quando me ne hanno parlato non c'era occasione migliore per presentarla e niente, sono molto contenta, a me qualsiasi iniziativa, buona iniziativa mi piace e quindi è stata una bella emozione, una bella figurina, un bel ricordo e sono proprio contenta di essere qua, di partecipare e di aver fatto fare questa figurina. Parlando, no, abbiamo scoperto, tra virgolette, che tu tieni le figurine di papà nel Sì, le portafoglio. figurine, le famose figurine 92, 90, 91. E oggi ne aggiungi un'altra perché ti è stata donata, la Assolutamente, numero soprattutto 6, la numero 6, ovviamente. quindi ne aggiungerò un'altra. Oggi non posso chiederti, visto che fra 4-5 ore c'è una partita, che per tuo papà Gianluca e per voi anche come famiglia. Vuol dire molto Vuoi dirmi a chi perché. tifo? Per chi tifo? No, Vuoi no, no, chiedermi no, non ti quello? faccio domande, no, tra virgolette, come no, ne avevamo parlato anche all'andata. C'era stato il bel momento delle due squadre entrate in campo con la maglia con il numero 6 e il nome di Signorini. Oggi poi sarai allo stadio. Che importanza ha questa partita per te e per voi come famiglia? Guarda, è sempre una bellissima partita, l'ho vissuta quando mio papà era in campo e quindi è sempre un bellissimo ricordo. Poi sono due città, due tifoserie a cui mio papà era legato comunque, e per chi tifo? Per il Genoa. Non ho problemi a dirlo. No, 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 ma io in parte lo sapevo già, e quindi hai detto che sarai allo stadio. Sei già riuscita a passare a vedere i murales Sì, della Nord, no? ero Già l'anno passata quando scorso. l'avevano fatto, ero stata invitata, spettacolari, bellissimi e secondo me sono stata un'iniziativa fantastica, anzi mi ero un po' anche esposta quando volevano farli togliere dicendo ma no, perché non c'è niente di male, anzi, quindi no, è un'iniziativa bellissima.